Loriana Fallaci, eroica della forza, della ragione, della rabbia e dell'orgoglio, ma anche Loriana Fallaci che descrisse la vita di qualcuno che combatté contro i regimi prima dei colonnelli e poi della cosiddetta democrazia di sinistra, che democrazia non era. Uno dei più bei libri che io abbia mai letto è Un uomo, dedicato ad Aleko Spanagoulis, che è l'esempio di come contro la paura e contro il conformismo si va in galera, si soffre in galera, ma prima o poi si vince. E qua in questa piazza oggi c'è gente che soffrirà, ma che vincerà. Se siete disposti a soffrire, a rischiare, noi insieme andiamo a vincere. E andiamo a riportare l'Italia, anzi le Italie. Questo l'ho preciso, le Italie. Perché l'Italia è bella se rispetta le differenze, le identità, le lingue, i dialetti, le culture, da nord a sud. Dovreste essere su questo palco per vedere quanto sono belle le bandiere di questo sfortunato paese, amministrato da gente venduta e al servizio di qualcun altro. E in parte resiste solo se rispetta le identità. Se rispetta la libera scelta dei veneti, la libera scelta dei sardi, la libera scelta dei lombardi e dei salentini, popoli che stanno insieme nel rispetto reciproco, con autonomia e responsabilità. E badate bene che quando dico autonomia non penso a Crocetta, che come marino è una sciagura naturale per i poveri siciliani che devono girare 18 ospedali prima di trovarne uno aperto e vedono delle bimbe morire perché l'ambulanza non sa dove andare. Ma dimettiti e vergognati! Ma dimettiti e vergognati se non sei capace di fare il tuo lavoro! E poi mi piacerebbe che si studiasse anche Don Milani e l'obbedienza, che non è più una virtù, perché obbedire a leggi sbagliate significa collaborare allo sterminio di un popolo. A una legge sbagliata non bisogna obbedire, bisogna disobbedire fino a che quella legge sbagliata non cambia. E le leggi sbagliate in Italia sono tante. Pensate al mondo della cultura, pensate a quanto è difficile fare cultura, fare spettacolo, fare teatro, fare cinema.